E allora, io sono qui con voi perché a febbraio di quest'anno ho scritto un dossier su un accordo intergovernativo che doveva essere ancora ratificato in Italia, che è il cosiddetto Fondo Salva Stati. In realtà si tratta di un accordo che prevede la possibilità da parte di coloro che comunque gestiscono i sistemi finanziari di poter avere una sorta di legittimazione politica, ossia di sostituirsi di fatto, e poi appunto abbiamo visto che ciò è accaduto sia in Grecia che in Spagna, di sostituirsi di fatto ai sistemi democratici. In breve, questo accordo intergovernativo, che è stato appunto legittimato da una modifica dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, attraverso questo è stato introdotto il compito della stabilità finanziaria della zona euro, quindi abbiamo un passaggio, no? Modifica del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, articolo 136, introduzione, quindi ampliamento delle competenze dell'Unione Europea, nel senso che deve garantire la stabilità finanziaria. In che modo? I vari Stati membri hanno deciso di attuare questa stabilità, di gestire questa stabilità finanziaria. Lo hanno fatto creando un accordo a parte, un accordo intergovernativo che è stato presentato come Fondo Salva Stati, che in realtà prevede l'istituzione di un'organizzazione finanziaria intergovernativa, i cui soci sono i paesi dell'area euro, e appunto già in questa prima fase di analisi, che è l'oggetto della contestazione che è stata mossa dalla parlamentare irlandese alla Corte di Giustizia Europea, si evince appunto come si tratta della delega di questo compito della stabilità finanziaria, non badate bene direttamente alle istituzioni europee, ma ad un'organizzazione a parte. Questa organizzazione prevede che i soci debbano versare, quindi gli stati, una quota proporzionata a quella posseduta presso la BCE, quindi una quota maggiore alla Germania, poi la Francia, poi l'Italia, poi la Spagna, eccetera. La cosa che mi ha colpito sin da subito consiste nel fatto che i voti che si possono esprimere nell'ambito di questa organizzazione per la gestione della stabilità finanziaria sono proporzionati alle quote effettivamente versate, quindi già a monte non vi è alcuna parità fra i paesi aderenti, perché la Germania ha perso una quota maggiore e quindi ha un potere di voto maggiore. Quindi è chiaro che già questo trattato rispecchia più che altro rapporti di forza economici e nemmeno quei principi che sono sanciti dagli stessi trattati delle istituzioni europee. Quindi questo è il primo passaggio. Dopodiché mi sono chiesto una serie di cose: ma perché creare un'organizzazione a parte? E in che modo questa organizzazione può garantire la stabilità finanziaria? Allora, anzitutto considerate che per quanto riguarda l'adesione dell'Italia, il nostro paese dovrebbe versare qualcosa come 125 miliardi di euro. E credo che non ci voglia una laurea in economia per capire che non possiamo chiamare Fondo Salva Stati un'organizzazione che ci chiede una tale somma di denaro. Tra le altre cose, siccome il nostro paese appunto ha una crisi evidente di liquidità, per il versamento delle prime quote di adesione all'SM, l'Italia ha fatto ricorso al debito pubblico, quindi pagamento degli interessi per versare una quota al Fondo Salva Stati. Successivamente, in che modo interviene questa organizzazione? Interviene nel momento in cui lo Stato decide di chiedere un prestito alla stessa organizzazione. Ed è chiaro che anche qui c'è non soltanto il pagamento degli interessi, perché chiaramente 500 miliardi prestabili non sono sufficienti per coprire il fabbisogno dei paesi più in difficoltà, e quindi è chiaro che nei piani di finanziamento che questa organizzazione concederà allo Stato in difficoltà che ne fa richiesta, parteciperanno anche investitori esterni, quindi coloro che appartengono a quella giungla finanziaria che di fatto genera la crisi. Quindi dobbiamo ricorrere al debito pubblico per aderire al Fondo Salva Stati pagando degli interessi, dopodiché dobbiamo chiedere il prestito del denaro pagando altri interessi, più attenzione, un margine di profitto che spetta all'organizzazione stessa, il cui limite non è definito. Quindi dal punto di vista prettamente finanziario, secondo me questo trattato fa acqua da tutte le parti. Dopodiché andiamo all'obiettivo politico di questa organizzazione, e cioè che nel momento in cui lo Stato decide di chiedere un prestito, allora l'organizzazione, con una collaborazione con la BCE, la Commissione, eccetera, decide di concedere il prestito soltanto se lo Stato si attiene a delle condizioni rigorose da fare rispettare al proprio interno. Allora ci rendiamo conto che queste condizioni quali sono? Basta vedere ciò che è accaduto di recente in Grecia e Spagna, e cioè che la Troica
BCE, Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale hanno concesso dei piani di finanziamento soltanto nel momento in cui questi paesi hanno concesso la possibilità di poter dettare la politica interna, politica di austerità sostanzialmente. Quindi assistiamo alla finanziarizzazione dell'economia, cioè che i processi democratici diventano oggetto di contrattazione finanziaria. Questo è il passaggio. Quindi nel momento in cui un paese come l'Italia aderisce a questa organizzazione che segue esattamente queste logiche, è chiaro che dobbiamo aspettarci che oltre questa austerità ci ritroveremo sicuramente un'organizzazione che non coincide nemmeno con le istituzioni europee, che fa la segretezza, immunità, eccetera, eccetera, deciderà la politica interna del paese che richiede il prestito. E quindi già questo dovrebbe immediatamente porre dei problemi di legittimità costituzionale dello stesso trattato. Anzitutto, appunto, è stato citato nella prima parte della mattinata l'articolo 11 della Costituzione, non c'è assolutamente alcuna condizione di parità, se vogliamo proprio andare al nocciolo della questione, e quindi per quanto mi riguarda questo trattato è incostituzionale sotto tanti punti di vista, ma basterebbe solo questo. A maggior ragione se teniamo conto che la Corte Costituzionale tedesca ha sostanzialmente posto una serie di vincoli all'operatività di questa organizzazione rispetto al potere del Parlamento nazionale. Considerate che quello che vi sto dicendo adesso l'ho denunciato a febbraio. Chiaramente una fa uno studio, mette insieme una serie di documenti, fa un'analisi. Ho tentato in tutti i modi di aprire un dibattito politico prima della ratifica, il cui appunto l'ultima votazione è avvenuta a metà luglio, e c'è stato il totale silenzio da parte di tutti i parlamentari. E qui vorrei fare un passaggio. I media continuano a dirci che è Monti, è questo governo, questa Europa che vuole comunque poi costringere i cittadini a subire le politiche di austerità. Io vi dico che non è così, perché le politiche di austerità sono in realtà imposte dal nostro Parlamento nazionale, quindi dai partiti. Perché? Perché sia il Fiscal Compact, pensate anche al pareggio di bilancio e costituzione, che è il trattato SM, sono stati concessi al nostro Parlamento perché nel caso di accordi intergovernativi occorreva l'autorizzazione alla ratifica. Quindi nel momento in cui il nostro Parlamento nazionale serve sul piatto d'argento le armi dell'austerità al governo Monti, è chiaro che i nostri nemici sono i parlamentari, cioè sono stati loro. E oggi li sentite in TV, no? Che dicono noi siamo contro l'austerità, ma come gliel'avete concessa voi? Nel totale silenzio e assenso di dibattito pubblico. Quindi che noi comunque, al di là di questa Europa, abbiamo un problema serio di rappresentanze interne è una cosa ovvia. Nessuno, forse soltanto qualche parlamentare, ma proprio nell'ultima votazione, guardate la data che hanno scelto per l'ultima votazione, il 19 luglio, cioè il giorno della commemorazione di Paolo Borsellino, una persona che è morta per tutelare questo Stato, e loro hanno, infatti era la manifestazione, pensavo appunto a questa votazione. E faceva caldo, sì, ma non tanto quanto il Parlamento. Assolutamente, assolutamente sì. Quindi questa è la situazione, che in realtà, qual è secondo me il significato profondo di questo modo di fare politica? Che la finanza oggi ha assunto un potere tale da riuscire ad ottenere una legittimazione politica, perché è chiaro che a dettare leggi in questa organizzazione saranno coloro che posseggono le risorse finanziarie, perché per partecipare ai piani di finanziamento considerate che sia la Merkel che Monti, la Merkel dopo appunto la firma della seconda bozza di questo trattato che è avvenuta il 2 febbraio, si è recata immediatamente in Cina per chiedere la partecipazione della superpotenza asiatica ai piani di finanziamento dell'SM. Per fortuna a livello comunitario qualche parlamentare si è opposto a questo trattato, ponendo una serie di questioni di legittimità in termini di diritto comunitario, ma non da adesso. Il professore Guarino adesso ha posto la questione, in realtà aperta da mesi questa questione, perché sostanzialmente la modifica dell'articolo 136 mediante cui è stata ampliata le funzioni dell'Unione Europea è stata utilizzata la procedura semplificata per la modifica del trattato e non si può fare per quanto riguarda questioni di questo tipo. Quindi questo parlamentare irlandese, Thomas Pringle, si è recato appunto, ha fatto ricorso presso la Corte di Giustizia ponendo questa questione, ed è chiaro che nel momento in cui
la Corte di Giustizia dichiara illegittimo l'SM, badate bene, non ha un effetto generalizzato nei confronti di tutti i paesi, cosa che non avviene nel momento in cui è soltanto la Corte tedesca che pone una serie di paletti. Quindi questo è il primo principio. In secondo luogo, perché, e qua andiamo appunto a questa finzione, a questa bugia dell'Europa Unita, il secondo punto che viene posto da questo parlamentare irlandese è che le politiche economiche e finanziarie vanno coordinate all'interno dell'Unione Europea. Perché allora i paesi aderenti hanno deciso di creare un'organizzazione indipendente a parte per gestire questa funzione europea? Allora qua ci dobbiamo porre tutta una serie di questioni, cioè che la finanza tende ad in qualche modo ottenere una legittimazione politica che è totalmente sganciata da qualsiasi tradizionale canale democratico, sia esso nazionale che europeo. Quindi quello di cui oggi noi dobbiamo discutere, la guerra a cui stiamo assistendo, non è una guerra fra poteri istituzionali, ma fra, da un lato, i poteri finanziari che stanno aggredendo i canali democratici, poi più o meno accettabili come può essere l'Europa, eccetera, ma il punto è questo. Per quanto riguarda poi sempre il significato di questo trattato del Fiscal Compact e del pareggio di bilancio in Costituzione, perché poi in questo trattato si prevede che nel momento in cui lo Stato non riesce a pagare, allora vengono comunque sia poste una serie di sanzioni di natura finanziaria, allora anche in questo caso non occorre una laurea in economia o in diritto, o in giurisprudenza, per comprendere che se lo Stato non può pagare le quote del prestito, le quote di adesione, visto appunto le cifre, cosa, perché tu devi comunque applicarmi una sanzione di natura finanziaria? Cioè, se i soldi non ce li ho, cosa posso darti in cambio? Qualcosa di reale. Patrimonio pubblico, la svendita del patrimonio pubblico. Quindi a me viene da pensare che fra il pareggio di bilancio e costituzione, Fiscal Compact, e questa organizzazione che in qualche modo gestisce questo processo, l'obiettivo finale sia quella della svendita del patrimonio pubblico, cioè della privatizzazione veramente tutto quanto. Ed infatti, dopo l'approvazione del Fiscal Compact, che prevede, io sapevo, 45 miliardi, vabbè 50 miliardi di risparmio l'anno, parallelamente sono iniziati ulteriori processi di privatizzazione e di svendita del patrimonio pubblico. Sempre per evitare di fare discorsi di natura ideologica, quando Monti sostiene appunto le privatizzazioni, vorrei ricordargli che il Presidente della Corte dei Conti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011, ha messo in evidenza come le privatizzazioni e le esternalizzazioni si sono ridotte a mezzo per la gestione clientelare del potere politico amministrativo. Quindi, se l'obiettivo di questo governo è quello di combattere lo Stato brutto, cattivo, corrotto, eccetera, nel momento in cui ci sono dei dati che vengono forniti appunto dalla Corte dei Conti, in base al quale appunto le privatizzazioni in realtà non fanno altro che facilitare i processi di corruzione, allora in che modo Monti giustifica queste privatizzazioni rispetto ai stessi obiettivi, ai stessi principi? Sì. Quindi questo è un po' il quadro, cioè che oggi non si tende verso un'Europa unita, oggi si tende verso una legittimazione politica del potere finanziario che tende a sostituirsi ai canali democratici. Questo non ci è stato imposto soltanto dall'Europa, ma è stato proposto dall'Europa al Parlamento nazionale, che ha dato il proprio assenso. Quindi questa è la situazione, anche perché, chiudo questo capitolo e ne apro un altro, il pareggio di bilancio in Costituzione opererà a tutti i livelli della pubblica amministrazione, anche per quanto riguarda le regioni. Infatti, nel nuovo patto di stabilità si prevede un risparmio per le regioni a statuto ordinario di 1 miliardo di euro e per le regioni a statuto speciale 500 mila. Non sono cifre altissime, ma in un periodo come questo è chiaro che il problema si pone. Qual è appunto, sempre nell'ottica del collegamento fra in qualche modo l'impossibilità da parte della politica locale di poter esercitare il proprio potere? Il fatto che nella legge di attuazione si prevede l'istituzione di una commissione fiscale, che dovrebbe operare in termini di controllo ex ante per quanto riguarda le azioni politiche da intraprendere. Quindi io mi chiedo, nel momento in cui si eleggono dei rappresentanti regionali, una giunta regionale, eccetera, qual è il limite che viene posto da questa commissione fiscale rispetto alla politica stessa? Che poi a sua volta dipende da tutti i limiti che sono stati imposti a livello nazionale. Quindi è chiaro, dal mio punto di vista, che si tende in qualche modo a bloccare dall'alto verso il basso, comunque sia anche il processo di responsabilizzazione politica, perché poi magari anche a livello regionale la politica, i rappresentanti politici possono anche dire no, questo è limitato per questo e quello, a quel punto possiamo anche smettere di pagarli. Quindi questo è il quadro su cui
ci muoviamo, legittimazione politica. Adesso passo alla seconda fase, che è più attinente con quello che può essere il mio contributo scientifico in questo periodo di crisi. Parliamo sempre di crisi, molto spesso appunto come un percorso già dato, ok? Quindi siamo in una situazione di crisi, adesso dobbiamo capire cosa fare. Io invece voglio fare un attimino un passo indietro. Come agisce la speculazione e come ci siamo ritrovati in questa situazione? E dunque vorrei provare a formulare una prima, diciamo, definizione di economia reale legata al concetto di impresa disposto dal nostro codice civile. Allora, io credo che attualmente, parto dalla fine e poi faccio una breve analisi, attualmente il nostro mercato è inquinato dai processi speculativi al punto tale che l'economia reale, le imprese reali, le società che fanno impresa reale, sono confuse totalmente con quelle società che in realtà fanno solo operazioni di speculazione, il cui profitto deriva dalla distruzione dell'impresa e non dalla creazione di valore. Questa forma di speculazione non cioè la speculazione finanziaria, che è quella dei titoli, eccetera, opera, diciamo, in un ambito prettamente finanziario a un determinato livello. Dal mio punto di vista ciò è possibile, cioè è reso comunque così aggressiva questa forma di speculazione, perché alla base il mercato reale consente delle forme di speculazione tale per cui la finanza si è strutturata e riesce a gestire e a governare i settori produttivi strategici della nostra economia. E io credo che soltanto in questo modo si può spiegare anche l'impossibilità di gestione politica della stessa crisi, ed è per tale ragione che, anzitutto sposando l'ipotesi di uscita dall'euro e sposando le tesi del professore Bagnai, io dico che occorre fare un percorso parallelo, ossia andare a fare una serie di riforme che vadano a proteggere a monte l'economia reale, la produzione reale, dalle forme di speculazione. Per farvi un esempio, voi pensate alle grosse società di telecomunicazioni, per quanto riguarda le fonti di energia tradizionali, quelle alternative, qualsiasi settore bancario, sostanzialmente sono tutti settori dove le imprese vengono gestite mediante una miriade di società, che sono spesso, tra le altre cose, collegate a loro. Prendete per esempio Wind Telecomunicazioni S.P.A., il fatto che giuridicamente una società italiana, noi pensiamo che vi sia comunque un centro di governo italiano. In realtà non è così, perché sopra Telecom Italia S.P.A. ci sono tutta una serie di collegamenti societari che poi alla fine arrivano in dei fondi di investimento. Quindi è chiaro che vi è appunto questa diretta connessione fra quelle società che dovrebbero fare solo economia reale, pensate anche Telecom, ma veramente tantissime altre società, in cui si attua sostanzialmente una scissione fra potere di governo e responsabilità. Quando avviene questa scissione, e quindi nessuno è più responsabile delle proprie azioni, accade che il mercato, soprattutto mediante l'utilizzo della tecnologia, riesce in qualche modo a consentire a pochi soggetti, io parlo a livello scientifico, a pochi soggetti di poter gestire tante attività, perché se oggi noi dovessimo risalire tutta la catena societaria ci renderemmo immediatamente conto che in realtà sono pochi soggetti economici che gestiscono diverse aziende. Come funziona questo? Cioè, com'è possibile essere arrivati a questo punto? Si è arrivati a questo punto, e qua lo vedete, perché e qua c'è il collegamento fra diritto ed economia, perché considerate che vi invito a leggere il libro del professore Natalino Irti, L'ordine giuridico del mercato. Non esiste un ordine naturale, il diritto regola i rapporti di forza, anche magari non regolamentando determinati fenomeni. Allora, considerate che il fenomeno di cui adesso vi sto parlando, che riguarda i gruppi di società, ha un carattere macroeconomico, nel senso che i gruppi, cioè il modo attraverso cui vengono gestite le imprese a livello internazionale, avviene mediante i gruppi, cioè questo strumento giuridico, ed è questo strumento giuridico che apre le porte alla speculazione nell'economia reale. Questo come avviene? Allora, io credo che voi avete sempre sentito parlare della società controllante, del gruppo di società. Anzitutto vi dico una cosa: il gruppo di società non è un soggetto giuridico autonomo, non possono esistere per esempio i dipendenti del gruppo di società, anche se noi parliamo indistintamente di dipendenti della holding, del gruppo di società, perché non ha una dimensione giuridica. Questo che significa? Significa che quell'entità che noi leggiamo continuamente nei giornali non ha alcuna responsabilità, tranne che specifiche ipotesi dove il giudice deve accertare un comportamento illegittimo. Quindi nel momento in cui ne assistiamo ad un fenomeno economico, cioè il gruppo di società non è un fenomeno giuridico, è un fenomeno economico. E che significa fenomeno economico? Significa che un'impresa
viene gestita tramite il gruppo, cioè la società controllante e le varie società controllate. Ciò significa che in modo molto semplice e anche veloce, i centri di governo riescono facilmente a spostare i costi in una parte del gruppo, in alcune società, avete sentito parlare del fenomeno delle scatole cinesi, e ricavi da un'altra parte. Se voi moltiplicate tutto questo per la quantità di gruppi che ci sono in circolazione, considerate per esempio in Italia ne abbiamo 82.000, occupano quasi totalmente il settore creditizio, il 55% del settore industriale, una percentuale super giù identica per quanto riguarda il commercio. Quindi questo fenomeno e queste anomalie che consentono la speculazione di fatto caratterizzano il mercato. Quindi che cosa accade? Accade che la società controllante, qui ho fatto l'esempio, costituisce un'altra società che la controlla totalmente, supponiamo. La società controllata poi opera nel mercato come se fosse autonoma, cioè un distinto centro di imputazione giuridica. Quindi se io dipendente o qualsiasi altro soggetto che sia un rapporto anche di natura commerciale con la società controllata, nonostante il potere di governo, cioè il potere di gestione imprenditoriale, sia di fatto in mano alla controllante, questi soggetti che stavano questi rapporti contrattuali di fatto possono rivendicarsi soltanto contro questa scatola. Quindi in automatico accade che la società controllata diventa soltanto un centro di responsabilità e molto spesso anche di costi. Ed è attraverso questo metodo, se voi immaginate appunto questo fenomeno in grande, che in modo molto veloce, appunto da rendere incontrollabile anche lo stesso mercato borsistico, eccetera, queste aziende riescono anche nell'arco di un'ora a spostare, se voi immaginate che questa cosa possa avvenire in modo intersettoriale, in automatico nell'arco di brevissimo tempo possono essere spostati i contesti produttivi da un luogo all'altro, quindi da una società all'altra, quindi possono fallire società senza che noi ce ne rendiamo conto, tant'è che molte delle società in difficoltà molto spesso operano in dei mercati che non sono in crisi. Allora, se il mercato non è in crisi, perché falliscono le società in determinati settori produttivi? Perché a seguito della crisi finanziaria dei subprime si è avuto un crollo immediato dell'occupazione in Europa? Cioè, com'è possibile che vi è questo diretto collegamento se non perché il mercato reale, cioè le società, le imprese reali sono in parte contaminate e fanno diverse attività? Cioè, se io devo fare telecomunicazioni, faccio telecomunicazioni. Se io devo produrre fonti di energia alternative, produco fonti di energia alternative. Dovrei avere una crisi se il settore risente della crisi. Ma quando questi contesti crollano per immediatamente per una crisi finanziaria, è ovvio che nell'ambito di questa impresa, tramite più società, si riesce in qualche modo a svolgere due attività, quella delle telecomunicazioni e attività speculative tramite acquisizione di partecipazioni, titoli, eccetera. Quindi è chiaro che la reazione diretta rispetto alla crisi finanziaria è anche all'occupazione. Se io ho un tessuto produttivo sano, caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese reali che operano con un'unica società, è chiaro che nel momento in cui arriva la crisi dei subprime dagli Stati Uniti, i tempi di reazione si allungano, perché si presuppone che un'impresa abbia comunque un determinato mercato, che abbia comunque un determinato assetto creditizio, eccetera. Ma quando avvengono appunto velocissimamente questi passaggi, è chiaro che l'economia reale emana la speculazione in questo modo, cioè si specula al punto che, ma su questo appunto possiamo raccontare la storia di diverse società, diverse società italiane, che molto spesso determinati soggetti traggono profitto non dalla creazione di valore ma dalla distruzione delle imprese. Per esempio, quando avvengono delle cessioni di immobili, no, avete sentito parlare, vi faccio un esempio. Telecom Italia, un caso che ho analizzato, ha effettuato diverse esternalizzazioni nell'arco di diversi anni. A un certo punto ha esternalizzato dei dipendenti con 500 immobili. Esternalizzare significa che si prende un ramo di attività che è composto da lavoratori, talvolta anche da beni patrimoniali, eccetera, come in questo caso, e si trasferiscono ad un altro soggetto giuridico, che poi di fatto appartiene al controllo di altri soggetti che poi coincidono nella stessa catena di controllo. I lavoratori hanno fatto causa contro la cessione, e guardate come, non è purtroppo questa la sede per spiegarlo, è la magistratura del lavoro che fornisce una definizione di economia reale, perché è costretta a farlo. Perché l'ordinamento giuslavoristico
consente al lavoratore di poter rientrare nella grande azienda anziché in quella più piccolina, però deve dimostrare che quel ramo di attività non è autonomo, cioè non corrisponde ai criteri di imprenditorialità sanciti dall'articolo 2082 del codice civile. Cioè, per essere imprenditore, per essere imprenditori rispetto a speculatori, occorre che un soggetto economico abbia due caratteristiche: la gestione e il governo dell'attività, quindi gestione di mezzi materiali, immateriali e personale, ma che allo stesso tempo debba assumersi il rischio di impresa. Quando quel soggetto economico che gestisce l'impresa non è in grado di poter governare l'attività, voi immaginate una società controllata, quando è lo stesso codice civile a sostenere che nell'ambito dei controlli l'attività di direzione e coordinamento spetta alla società madre. Quando non vi è questa caratteristica di autonomia imprenditoriale, allora il giudice dichiara illegittima la cessione e il lavoratore deve rientrare in azienda, ma per farlo deve indagare sull'attività che è oggetto di causa. E quindi in quel momento ci sono tutta una serie di sentenze in cui si dimostra appunto che nell'ambito della tecnologia, per parlarsi di impresa reale, occorrono determinate caratteristiche, eccetera. Quindi non è questa la sede, ma in futuro magari con le relazioni vi spiegherò qual è la riforma per bloccare a monte questi processi speculativi che poi sfociano nella grande crisi finanziaria. Grazie.